era stato un buon operaio, un buon carpentiere, come era stato un buon figlio per sua madre Maria, un bambino molto buono, molto docile, molto sottomesso. Era stato un buon figlio per suo padre e sua madre, fino al giorno in cui aveva cominciato la sua missione, la sua predicazione. I camerati, gli amici, i compagni, le autorità, i cittadini, il padre e la madre trovavano che andava tutto bene e che dava a Cesare ciò che è di Cesare, fino al giorno in cui aveva cominciato il disordine, introdotto il disordine. Il più grande disordine che ci sia stato nel mondo, che ci sia mai stato nel mondo. Il più grande ordine che ci sia stato nel mondo. Il solo ordine che ci sia mai stato nel mondo. Fino al giorno in cui si era disturbato e disturbandosi aveva disturbato il mondo. Fino al giorno in cui si rivelò. Questo è il mio corpo. Mangiateli tutti. Versato per voi e per tutti. La gioia vera viene da te. Io sono in loro e tu in me. Che siamo perfetti nell'unità. Io vi dico, questa sera uno di voi mi tradirà. Sono forse io, Signore. Signore, chi è? Colui che intingo la mano nel mio stesso piatto, quello mi tradirà. Signore si alzò da tavola, versò dell'acqua in un catino e cominciò a lavare i piedi ai discepoli. Si volle lasciare questo esempio. Signore, tu lavi i piedi a me. Gesù gli rispose dicendo, se non ti laverò non avrai parte con me. Venne dunque Simon Pietro e disse a lui Pietro, Signore tu lavi i piedi a me. Gesù gli rispose dicendo, se non ti laverò non avrai parte con me. Quello che io faccio ora non lo comprendi. Siete stati capaci di vegliare un'ora sola con me. Pregate per non entrare in tentazione. Allontana da me questo calice!
sposato. L'ora è giù. Chi cercate? Gesù, il Nazareno. Sono io. Rabbi! Amico, con un bacio tu tradisci il figlio dell'uomo. Chi di spada colpisce, di spada perisce. Ogni giorno ero con voi nel tempio a insegnare. E non mi avete arrestato. Prendetelo, è lui! Che cos'è la verità? Colui che sta davanti a te. Io non trovo nessuna colpa in lui. Sono responsabile del sangue di costui. Vedetevela voi.
sacramenti sia posto in croce che non turbi tutta la gente. Caso. Forza! Tiratelo su! Su voi stesse e sui vostri figli. Perché se trattano così il legno verde, che accadrà al legno secco? Vai! Vai! Thank you.
terza, quando lo crocifissero. La folla gridava contro di lui dicendo: ha salvato gli altri, salvi se stesso, sei lui il Cristo di Dio. Egli implorava il perdono per tutti, poi disse: ho sete. Era verso mezzogiorno, quando il sole si eclissò e si fece buio su tutta la terra, fino alle 3 del pomeriggio. Il velo del tempio si squarciò nel mezzo. Eloi! Eloi! Lema sabachthani! Padre! Padre! Perché mi hai abbandonato? Entrate nella mia casa.